Amici, amici appassionati di moto e di moto mondiale, bentornati a una nuova diretta per me sul canale YouTube. Una novità, sto facendo un po' di casino, mi sa che c'è qualcosa che non funziona. Insomma, spero che tutto stia funzionando al meglio. Allora, giornata di test molto importante, perché ricordo che è l'unica del 2022, è l'unica prima della pausa invernale, quindi qui si decide, in questo test si decide la direzione da prendere per quanto riguarda il 2023. Intanto vedo Ale che si è collegato, ciao, per me è una novità, scrivetemi se funziona tutto, se si sente, se funziona davvero, sto provando questa cosa, vediamo se funziona. Allora, andiamo a vedere cosa sta succedendo in pista a Valencia, tantissime le novità, cerchiamo di analizzare le novità seguendo la classifica. Intanto Ale mi dice che è tutto perfetto, mi fa molto piacere. Ripeto, è per me una novità, quindi abbiate pazienza se faccio qualche casino, non sono esattamente Steve Jobs io con la tecnologia. Allora, davanti a tutti ci sono le due Aprilia Vignales 1:30:325, che è un ottimo tempo, e Aleix Espargaró secondo, staccato di 73 millesimi. Allora, cosa succede in casa Aprilia? Intanto ricordiamo che c'è il debutto del team satellite, del team RNF, con Miguel Oliveira, che al momento è nono, ottimo nono, in 1:30:936, a 611 millesimi da Vignales, quindi Oliveira sta andando forte, e Raul Fernandez, che invece è ventesimo, 1:31:638. Allora, cominciamo un attimo dal team satellite. Il team satellite ha a disposizione le due moto del test rider del pilota collaudatore Lorenzo Savadori, quindi hanno una moto ciascuno, sono due moto 2022 in configurazione 2023, diciamo così, moto che poi Savadori proverà settimana prossima a Jerez, ma al momento ci sono queste due moto nel box del team satellite. Allora, Aprilia cosa sta provando? Aprilia sta provando un nuovo telaio e un nuovo forcellone e qualche aggiustamento di elettronica. Allora, non sono novità per il momento clamorose, sono novità che comunque stanno piacendo ai piloti, e qui si sta lavorando anche sul fatto che si sta lavorando per cercare di capire cosa è successo nell'ultima parte della stagione. Ricordiamo che l'ultima parte della stagione è stata molto negativa per l'Aprilia, e proprio anche nell'ultima gara ci sono stati due problemi meccanici, uno alla pompa della benzina, l'altro ai freni, pompa della benzina per Espargaró, freni per Maverick Vignales. E quindi, insomma, Aprilia sta cercando di capire esattamente cosa è successo. Allora, andiamo avanti con la classifica. Ripeto, andando avanti con la classifica vi racconto quali sono le novità in pista casa per casa. Allora, al terzo posto troviamo Martin, 1:30:576 per lui, 0:251 di distacco da Vignales. Al quarto posto Bastianini, al quinto Marini, al sesto Zarco, già che ci sono finisco con le altre Ducati, ottavo Bezzecchi, poi abbiamo quattordicesimo il campione del mondo Pecco Bagnaia, grande Pecco, e poi abbiamo Di Gian Antonio 17esimo, Alex Marquez è 12esimo in 1:31:140, staccato di 815 millesimi. Quindi tra i piloti che hanno cambiato moto, al momento Alex Marquez è il secondo più veloce, il primo, come ho detto, è Oliveira. Allora, cosa sta succedendo in casa Ducati? Allora, ricordo che le Ducati ufficiali quest'anno nel 2023 saranno 4, le due del team interno, quindi Bagnaia e Bastianini, più le due del team Pramac, Zarco e Martin. Allora, tutti i quattro piloti hanno a disposizione due moto, una in configurazione 2022 e una che è il primo prototipo 2023. Come sempre, Ducati
spalma le sue novità nei test programmati prima dell'inizio del campionato. Quindi vedremo, abbiamo visto qualcosa qui, vedremo qualcos'altro in qualcos'altro in Malesia, scusate, nei test di febbraio in Malesia, e poi le ultime novità a Portimão in Portogallo, per poi decidere la definitiva configurazione della GP23. Al momento qui c'è il motore Evoluzione 2023 che piace molto a Jorge Martin. Ricordiamo che Jorge Martin non si è trovato con il motore 2022, questo motore sembra essere più adatto a lui, e poi c'è una nuova carenatura che è già stata provata da Zarco, non so se in questo momento l'hanno provata anche gli altri piloti Ducati, io finché sono stato al box ho visto che l'ha provata solo Zarco, ed è una nuova carenatura modificata nella parte inferiore, molto simile, diciamo così, all'Aprilia. Nel live di Moto.it, che vi consiglio di seguire, trovate tutte le foto di questa novità, di casa Ducati. Quindi, allora, ripeto, c'è un motore evoluzione e questa carenatura. Quindi andiamo avanti con la classifica. Allora, come ho detto, terzo Martin, quarto Bastianini, quinto Marini, sesto Zarco. Al settimo posto Marc Márquez con la Honda. Allora, Márquez con la Honda ha iniziato con la moto in configurazione 2022. Dentro al box io ho visto almeno due prototipi differenti, sono molto differenti nel telaio, hanno gli scarichi molto più lunghi rispetto a quelli della 2022, ci sono anche delle differenze aerodinamiche. Sempre sul live di Moto.it, che vi consiglio di seguire, trovate tutte le foto della nuova Honda. Poi in una puntata di Dopo GP Ingegner Bernardelle entrerà nel dettaglio. Allora, quindi la Honda sta facendo grande impegno, cioè ci sono tante le novità in casa Honda. Vediamo un attimo i risultati. Marc Márquez settimo, 1:30.676, a 351 millesimi da Vinales. In questo momento Márquez ai box. Gli altri piloti Honda sono Nakagami, che è quindicesimo, e poi abbiamo i due debuttanti, c'è grande attesa per i due debuttanti. Diciottesimo Mir, 1:31.560, staccato di un secondo e 235, e ventunesimo Rins, 1:31.970, staccato di un secondo e 645. Ricordo che Rins è nel team di Lucio Cecchinello, mentre Mir è a fianco di Marc Márquez. Sia Rins sia Mir, se non ho visto male, hanno a disposizione dentro al box una moto 22 e una dei due prototipi 2023. Quindi la Honda sta facendo un grandissimo sforzo e sta cercando di portare più materiale possibile per capire la strada da seguire. Mir e Rins stanno facendo fatica in questo momento, ripeto, 1:31.560 a un secondo e 2 per Mir, Rins 1:31.970 a un secondo e 6 Rins. È normale che sia così, la Honda è una moto complicata, vengono da una moto facilissima, comunque al momento stanno andando ovviamente molto più lenti rispetto a quanto facessero con la Suzuki. Allora andiamo avanti con la classifica. Dopo Marc Márquez all'ottavo posto c'è Bezzecchi, quindi Oliveira ho detto dell'Aprilia, Oliveira si è adattato subito bene. Al decimo posto Binder con la KTM. Allora, KTM, sia Binder sia Jack Miller hanno a disposizione un ibrido di quello che sarà la moto 2023, modificata da quanto so nel telaio e nel motore, mentre nel pomeriggio dovrebbe debuttare una nuova carenatura piuttosto diversa da quella attuale. Quindi queste al momento sono le novità portate. Miller sta facendo fatica, è 19esimo in 1:31.638 a un secondo e 3. Ricordo che con la Ducati girava mediamente un secondo più veloce. Quindi dopo Binder abbiamo la Yamaha di Fabio Quartararo, 11esima, tantissime anche le novità in casa Yamaha, sono 7 le moto divise tra i due piloti, non vuol dire che sono 7 moto differenti, ma ci sono diverse configurazioni. In pratica c'è naturalmente la 2022, tutte le case hanno al box anche la moto con la quale hanno corso domenica, perché serve per fare un riferimento, serve per fare la base, è fondamentale avere un riferimento importante. Ecco, Yamaha poi ha un telaio molto differente,
trovate sempre le foto nel live di moto.it, è distinguibile perché in casa Yamaha i prototipi hanno il telaio in alluminio, color alluminio, mentre poi quando vengono deliberati vengono poi verniciati di nero. Comunque a questo telaio molto differente, e poi ha debuttato una nuova aerodinamica, anche questa piuttosto differente rispetto a quella precedente, trovate sempre le foto nel live di moto.it, e nel pomeriggio i piloti dovrebbero provare il nuovo motore che avevamo già visto a Misano, un motore che è stato studiato e progettato assieme a Luca Marmorini, che è uno che ha lavorato tantissimi anni, un ingegnere che ha lavorato tantissimi anni in Ferrari e in Toyota, se non ho capito male è un motore che potrebbe avere la sede delle valvole più grandi, insomma comunque un motore che dovrebbe spingere più forte, debutterà probabilmente nel pomeriggio. Andiamo avanti con la classifica, quindi abbiamo detto Quartararo 11°, Alex Marquez, come ho detto prima, è 12°, Pol Espargaró 13° con la KTM. Ecco, devo dire che Pol Espargaró dopo tantissimo tempo è tornato a sorridere, i 2 anni in Honda sono stati devastanti per lui, era tanto che non lo vedevo così tranquillo e così sereno. 14° Bagnaia, 15° Nakagami, 16° Morbidelli, 17° Gian Antonio, 18° Mir, 19° Miller, 20° Raul Fernandez, ricordo al debutto con l'Aprilia, quindi Alex Rins, Augusto Fernandez al debutto in MotoGP con la KTM, che poi è marchiata Gas Gas, esattamente come quella di Pol Espargaró. Quindi al 23° posto Pirro, collaudatore della Ducati. Questo è quello che è successo fino adesso. Come ho detto, mi aspetto nel pomeriggio di vedere la nuova aerodinamica, il nuovo motore della Yamaha, e mi aspetto che i piloti del team ufficiale Ducati, cioè il campione del mondo Bagnaia e il terzo in classifica Bastianini, provino la nuova aerodinamica già provata da Zarco. Vedo se c'è qualche domanda alla quale rispondere. Intanto tutti mi segnalate che funziona tutto. Roberto dice: tutto perfetto, Zan, non te ne andare. Ma non me ne vado, ho solo detto che sono un po' stanco, ma non me ne vado. Michele Oliveira, top rider, dice X-Line Show. Ale, come vedi Aleix, è passato la mano, ma sì, sicuramente Aleix Espargaró poi è uno che reagisce molto velocemente, ripeto, sta andando molto veloce, anche perché comunque Aprilia, come ho detto, non sta facendo prove di grandissime novità. Questo per il momento è tutto, direi che per il momento la diretta si può chiudere qui, è stata la mia prima diretta su YouTube fatta da solo, quindi sono un po' emozionato, spero che abbia funzionato tutto, non so se la ripeterò stasera, vediamo un attimo anche cosa ne pensate voi, mandatemi i commenti se decidete voi di farla. La facciamo stasera, o se no ne faremo un'altra nei prossimi giorni. Vi consiglio di guardare Voti in Libertà con Manuel Pessino sul canale YouTube, che è sempre un appuntamento secondo me molto divertente e molto simpatico. E quindi per il momento è tutto, ringrazio tutti, spero veramente che sia tutto a posto. Ciao a tutti, buona giornata da Valencia.